Sunday morning, once again sun is shining and flea market is on, so it's time to have a teeny tiny Q&A. You can also send some watches to rate, that could be your watches, and we will do a what's on your wrist before Christmas, but I was planning it for like Christmas actual days, because it's nice to see what people is wearing during the festivities. So now, time for you to drop me your questions about whatever, whether it's watches or literally whatever, and enjoy your Sunday. Eccoci, buongiorno. Siamo tornati alle domande. Scusate, sono stato un po' poco bene, quindi torno in vita adesso sul mondo del web. No, assolutamente cacio e pepe, no spaghetti allo scoglio, e anche perché ormai è quasi ora di pranzo, quindi ci siamo. La pancetta aumenta? No, guarda, sto mangiando meglio del previsto. Però sempre grazie per questa bellissima domanda. Ma allora, domande un po' serie adesso finalmente. Io direi, alcuni dei brand svizzeri storici, tipo Longines, che vedo in risalita, altri brand emergenti come ad esempio Baltic, che tra poco vi presento, motivo per cui non vi faccio vedere di faccia, anche se già avete capito, piccoli brand, cose che possono permettere di esprimere se stessi, perché l'orologio è sempre più espressione di se stessi o di qualcosa che non esprimiamo con altro, più che qualcosa di utile o simile. E niente, brand che lavorano bene, brand che danno attenzione al consumatore, che danno una storia da raccontare, che raccontano proprio a loro volta una storia. Secondo me questo è fondamentale. Ciao, volentieri fare una live, i tuoi video l'ho visti, non tutti sono video che farei anch'io, ma va bene così. Comunque complimenti per il lavoro che stai facendo. Live volentieri, quando vuoi, fammi sapere, scrivimi e ci sentiamo volentieri. Sempre al top anche tu, grazie. Gli acquisti da mercatino danno sempre un sacco di soddisfazioni, lo so bene per esperienza. Ma io ti direi che hai fatto bene, che è sicuramente un qualcosa che ti puoi godere, come tale, dai, non l'ho visto ancora, per cui aspetto che me lo mandi e ti darò la mia. Comunque, Philip Watch è un brand che merita, soprattutto se prendi Caribbean e queste cose qua, tanta roba. Allora, mettersi in lista, ora non metto neanche la foto dell'orologio perché parliamo della lista e basta, mettersi in lista ha sempre senso, secondo me, ha sempre senso, perché senso ha senso, c'è poco da dire, ha senso perché si sviluppa una relazione, ha senso perché comunque si esprime un intento e ha senso perché chi lo sa che magari qualcosa possa arrivare. Certo, oddio, laddove c'è la lista di solito è perché parliamo di oggetti difficili da avere, quindi se c'è una lista vuol dire che è diventato come altri brand dove c'è la lista, sì, questo sì. Allora, devo ancora vederlo dal vivo questo orologio. Seamaster sta iniziando a piacermi parecchio, mi piaceva anche prima, però giustamente queste edizioni sono forse le più belle in assoluto. Promette bene, la festa poi è stata pazzesca, io non c'ero ma l'ho vista pazzesca e insomma è sempre qualcosa che collezionisticamente fa piacere. Ripeto, promette bene, spero di vederlo presto dal vivo. Allora, domanda difficile, non so se è nello stesso range di qualità di Tudor, perché con tanti prodotti non è nella stessa fascia di prezzo. Quello di cui sono sicuro è che si sta lavorando bene, sta proponendo delle belle cose. Vedrete un Longines di cui mi chiedete spesso nel nostro secondo episodio in viaggio con Rocca, di cui domani giriamo il terzo, quindi stay tuned. Sta lavorando bene, come detto, però ecco, non so se nello stesso range di qualità. Mi sento di dire però che è un brand che merita tanto ed è un brand che sta mettendo in luce delle parti del suo passato, purtroppo non tutte, purtroppo quelle più ruffiane, però quelle che sta mettendo in luce, quindi sì, ok, la parte diver, ma anche la parte classica, diciamo così, lo sta facendo bene. Spero di entrarci in contatto presto perché non ci lavoro ancora e vorrei. Allora, le mie esperienze come cliente sono poche, so consigliarvi bene su Milano, ma non so consigliarvi molto bene nel resto d'Italia, mi piacerebbe, e per cui anzi, se siete concessionari del resto d'Italia, avete piacere a fare quattro chiacchiere sempre volentieri, anche se da lì a diventare io cliente
giustamente abitando a Milano è un po' complicato, però ecco, ci si sente con piacere e laddove invece ho buone esperienze, domande come questa non mi disturbano, anzi, se posso condivido volentieri le mie esperienze con voi, lo sapete, per cui grazie per la domanda, ma purtroppo questa volta non ti so aiutare. Bravo, che occhio che hai. Allora, guarda, che modello non lo so. È un vecchio Demar Piguet che ho mostrato ieri da Cambi, con quadrante in onice, molto raro, e con il bracciale integrato. Ti lascio qua una foto, qua invece vi lascio il link al catalogo dell'asta di Cambi che è il 30 novembre, che ha tante chicche come questa, ci sono dei bei Piaget, ci sono dei bei Audemars come questo, c'è un bel po' di roba che secondo me merita e con cui ci si può divertire. Quello secondo me, benché troppo grande per il mio polso, è uno di quegli oggetti che io vorrei trovare più spesso alle aste italiane, per cui chapeau a Cambi, bravo Domenico, perché bello. Dai, fatemi sapere cosa ne pensate, andate a vedere il video che ho fatto col Dome, mi raccomando, che ci teniamo e ci fa piacere il vostro feedback. No, non ho voglia di completare la collezione dei Moonswatch perché non è disponibile la valigetta. Vorrei il Neptune e forse quello rosso che penso sia il Mars. No, boh, non mi ricordo mai i pianeti purtroppo. Come con le referenze faccio fatica, però senza la valigetta non vedo perché completarli. Cioè sono 11 orologi, tantissimi. Io ho già il mio che okay, mi basta, mi avanza. No, cioè va bene se me li regala qualche amico, se mi viene in mente di comprarne uno lo compro, se lo trovo, ma non punto alla collezione perché manca la valigetta, che è un oggetto bellissimo e che per me renderebbe comunque la collezione incompleta mancando. Discorso interessantissimo. Gucci secondo me sta lavorando bene, ma non riesce mentalmente a uscire dal fashion watch perché comunque ho Gucci un po' così addosso e comunque ho un prodotto un po' caro per quello secondo me che offre. Mi piace il fatto che propongano un'ore saltanti, che è il grip da 38 mm che vi metto qua, che mi piace, ragazzi, esteticamente mi piace, questa è la questione. Però è quarzo che è un po' un peccato in questo caso perché ci stava anche fare di più e la scritta Gucci decentrata, cioè è molto migliorabile, mettiamola così, è molto migliorabile, molto, ma fa piacere che un brand del fashion abbia saputo dare qualcosa che non è banale scontato. Interessante che io sappia, forse non è corretto, comunque va da Amen, se il vetro è un vetro mega io preferisco le salite e se piace il fondello a vista. Cioè verifica solo sia corretto perché non mi torna troppo, però non mi ricordo tutto a memoria, quindi andrebbe verificato con la referenza, andrebbe visto e compagnia. Comunque il prezzo mi sembra onesto, per cui vai dritto. Poi, come sempre, su questi orologi è facile essere qualunquisti. Andrebbe visto l'orologio, l'originalità, le condizioni, il corredo, che su questi orologi a me non interessa, però influenza il prezzo assolutamente e tutto. E da lì poi ci si dovrebbe muovere. Comunque, non è un prezzo proibitivo. Quindi vai. Secondo me, sei originale, cioè fai tutte le tue verifiche, però vai. Hey, no limited edition. Thanks for I mean, putting attention on the book. It's really pretty. Now it's distributed in Europe and especially Italy as much as it's English. And it will arrive in the rest of the world pretty soon. But if you want to buy it now, here is a link to get it. Let me know. I really like it. Wow, could you imagine that I really don't know anything about brand? I don't know. Never had one in my hands, so I really, really don't know. The name, though, is pretty nice to hear. It's a good name. I would like a brand that it's like Atlantic Watches. Yeah. But don't know it. I'm sorry. Allora, mi viene da dire wow, ma mi viene da dire wow perché l'estetica è strafiga, anche se siamo abituati a vederla ormai con Moser, con L&F, così. Detto questo, è un orologio che suona, non è una ripetizione minuti, suona, da quanto ho letto, solo l'ora, quindi fa uno strike ogni ora, il che non è pazzesco, però è un orologio che costa anche circa 4.000 euro. Mentre quanto costa un orologio che ripete, cioè una ripetizione fatta bene? Quanto costa?
Di solito, certo, cerchiamo e vogliamo, siamo abituati alle ripetizioni minuti. Comunque, please, Christopher Worf, let me know where I could sit and watch. Let me know how can I review the watch. I would love to see it in person. It's like I'm really addressing to you. Mi piacerebbe molto vederlo, è qualcosa di groundbreaking. Bravo, Christopher Ward. Tanta roba. Spero veramente di potervelo portare in review. Davvero, ragazzi, perché spacca. Allora, guarda, la passione per gli orologi mi è nata circa 9 anni fa, 8 anni fa. Ho imparato a leggere l'ora circa un anno prima. Ero pessimo, ero pessimo. Non avevo idea di come si potesse. Non me ne fregava niente, non mi interessavano, li trovavo scomodissimi al polso. Poi ho cominciato a vederli in giro e ammetto, mi sono lasciato condizionare dal fatto che io li vedessi su altre persone che avevano già una passione, che comunque sapevano raccontarmi qualcosa. Quindi. Ho imparato in primis a leggere l'ora che iniziava a servirmi, sai, le medie, così, il liceo, insomma. E sì, con l'indipendenza, dai, con un po' di indipendenza mi serviva, non avevo il cellulare ed ero in giro senza i miei genitori fuori da scuola, quindi è nato così, poi invece è rimasto iniziando a conoscere persone. Avevo comunque 13-14 anni. Mamma che diatriba! Allora, per me, per gusto personale, Hamilton Kaki. 5, grande orologio. Però, ecco, c'è mille pianeti con cui cominciare. Ciao, allora no, non ho in collezione orologi che mi stanno male perché non mi piacciono gli orologi che mi stanno male e li vendo. Proprio li vendo. Se me li regalano, magari li scambio, magari li tengo, per carità, ma allora forse manco me li ricordo. Se invece li compro io, di solito non li compro se mi stanno male al polso. E se no, di scambio. Guys, I'm really, 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 really sorry, but I'm working on the guide. Three names, I would say the Audemars Piguet watch book, a Furlan-Meyer watch, or a Hamilton watch, or a Squall watch, a Squale, Squale, whatever watch, or something like that. And something from Wolf if you wanna keep your watches fully working, like a good winder or something like this. If you buy from Wolf, use I am Casa 15, and if you buy the book, here is the link. But no, I'm working on the guide for real. I will try to publish before the 3rd of December. Beh, là in mezzo c'hai di tutto. Allora, hai Tudor se vuoi, dal Pelagos al Black Bay Omega. Con il Seamaster 300 ci stai anche dentro a comprarti uno Speedmaster, hai Rolex con l'Ostia Perpetual, hai Montblanc con il Joss Fer, hai Bulgari con l'aluminium, hai veramente di tutto lì in mezzo, in più hai tutte le cose più piccole, vedi Longines, vedi, non lo so, ZRC, Squale. Ci stai forse dentro, sicuramente con un secondo polso, con un Hublot. Non so se ci stai dentro con Jaeger LeCoultre, ma forse ci stai con Jaeger LeCoultre. Io lì dentro forse prenderei Montblanc perché è super diverso, però veramente hai Belen Ross, hai Vetta, hai di tutto lì dentro. Ci stai anche qualcosa, no, è veramente tutto. Però prenderei una cosa distinta. Ebbene, abbiamo finito con le domande. Q&A is over, questa volta molto poche, this time very very few. Chiedo scusa, purtroppo oggi giornata intensa, mi sono alzato molto tardi perché non sto dormendo negli ultimi giorni, quindi ho dovuto recuperare in vista del viaggio di domani. I am sorry for the super few Q&A, but I recovered from the lack of sleep of last few days because I was feeling ill. And tomorrow I'm traveling to Naples. Vado a Napoli con Rocca per la puntata 3, third installment of my Italian trip with Rocca. And I'm gonna unveil the new boutique. Scoprire una nuova boutique. Arriverà un video, vedrete anche un po' delle storie. Sicuramente, in più, chiaramente c'è già tutta la foto del Natale. Christmas is already almost there, so it's hectic. E basta, questo italiano inglese so che vi disturba, disturba anche me, ma niente, ci vediamo con tante altre cose prossimamente. E sto lavorando per voi. I'm working for you and stay tuned. And goodbye.